Con la guerra dell'arte si inaugura anche il processo di rigenerazione culturale che noi abbiamo messo in atto. Chiaramente un posto d'onore appunto la cultura e l'arte. Questa sera in diversi luoghi della Piazza Umberto, partendo da Palazzo Agnello, Biblioteca Comunale, Torre dell'Orologio, Salone della Chiesa Madre, il Giardino, diversi artisti espongono e esporranno fino al 28 di agosto. È un percorso di contaminazione culturale, molte differenti proposte ed è la possibilità di visitare ogni sera dalle 20 alle 24, compresa la Chiesa Madre che ha, diciamo, all'interno davvero dei tesori da scoprire. Quindi Siculiana, parte della cultura e dell'arte, questa è anche una proposta di tipo turistico di qualità. Noi abbiamo un centro storico meraviglioso, noi infatti abbiamo chiamato spesso alcune manifestazioni Borgo di Calat, ma abbiamo anche un Borgo Marinaro. Entrambi gli elementi sono fondamentali per lo sviluppo di questo nostro territorio, compresa la riserva naturale di Torre Salsa. Il turismo deve essere un'offerta molto ampia e variegata, noi è quello che stiamo cercando di fare. Lo facciamo attraverso questi incontri, la possibilità di conoscere sempre esperienze anche esterne per una contaminazione che ci faccia crescere, sia culturalmente sia a livello economico. Oggi ho presentato qui una mostra d'arte contemporanea che racconta la nostra Sicilia, la Sicilia dei colori, la Sicilia delle tradizioni, e la racconto utilizzando il linguaggio di 12 artisti diversi. Sono 11 siciliani più un trevigiano con queste foto che rappresentano i fondali della Sicilia, e poi ci ho anche unito l'americano che ha dipinto la nostra terra esaltandone tutti i colori meravigliosi che abbiamo. Quindi venite a trovarci, venite a visitarci, scoprirete mille modi di interpretare la nostra terra. Cioè, racconto la vita attraverso le mie emozioni, quindi parto dal mito e quindi attraverso il mito comincio a raccontare gli avvenimenti che sono succeduti nel tempo e che succedono anche ora. Quando parlo del dolore, per esempio, questa è stata realizzata quando c'è stato l'attentato al Bataclan di Parigi, e rappresenta in linea di massima la ragione umana, e con la Marianne e il cavallo che rappresenta la libertà e l'uomo che a volte non ha la ragione per poter quindi evitare determinate cose. Il dolore come catarsi, come rinnovamento, come superamento degli affanni. Quindi ogni scultura ha un suo percorso. L'amore in tutti i sensi, l'amore per il prossimo, l'amore per il filiale, l'amore per il proprio compagno, l'amore per l'umanità tutta. Quello per esempio è Castore e Polluce, è l'amore dei miei fratelli, no? Quella è la Amazzone, sempre il segno della libertà della donna, quindi la donna che deve scalare i propri percorsi, deve evolversi, deve liberarsi da tutte le angosce, da tutte le ancherie, da tutti i vincoli che la ostacolano e raggiungere le vette della libertà.